Bene ragazzi, vi chiedo subito di lasciare un like per supportare questa serie, per far sì che questa serie continui. I risultati usciranno domenica ufficialmente, quindi da domenica prossima, cioè da questa domenica che arriva, alla settimana dopo ci sarà l'altro weekdage, quindi per un paio di settimane non arriverà più un altro video di questi. Ma arriveranno altri video sul canale, tra cui quello col bypass su BO2, poi probabilmente un cut commentary su MW2 Xbox, e poi si vedrà, dipende anche da cosa volete voi, magari posso portarvi Ghost, magari anche MW3, ditemi voi. Salve a tutti ragazzi, qui Avrati vi parla. Oggi sono tornato con un nuovo video. Siamo con il secondo episodio della Sniping Showdown. Andremo a vedere una response, cioè due response alla fine, che sono la response dei VE contro quella dei SOAR. Sniping Showdown ha già proprio caricato il video, quindi andiamo ad aprirlo, andiamo a vedere chi partirà per primo. Sinceramente non lo so perché ancora non ho visto. Comunque mi sono visto altri teamtage di questa Sniping Showdown e mamma mia, sono tantissima roba. Cioè, quello di Dart è bello, quello di PZ esagerato, giuro, è una roba matta. Quindi vabbè, adesso mi aspetto molto da questi due team, visto che avevano fatto bene, soprattutto i Viena avevano fatto bene la prima settimana, e quindi adesso andremo a vedere. 3, 2, 1, via. Quadeccio tripetuta? What? Bella. Six multi. Ha mancato poi lì. Poteva fare 7 multi, anche 8 multi. Poco split, poveretto. Ancora 6 multi. Mamma mia, che brutta. Mamma mia, che edit brutto a pensarci. Cioè, a vederlo è abbastanza orribile, nel senso. Sembra quasi fatto con Movie Maker. E questo penalizza tanto secondo me i SOAR. Bella, 5 multi. Peccato. Ci sta multi in 5-on. Vediamo. No scope tripla, bella. Closer. Probabilmente a closer. Sì. Bene, dai, tutto sommato nulla di che. Mi aspettavo un pelino di più dai SOAR. Adesso passiamo a quello dei VE, che secondo me spaccherà tutto. Vediamo. Già DLC MW2. Parte già bene. Molti. Quad. Minchia. Bella, mamma mia. Poi con l'insta-swap con la shock charge è bellissimo. Peccato. Poteva fare 5 multi e 6 multi. Però comunque ci sala. Bella, multi su DLC. Back to back? Back to back? Back to back? Peccato che non era 5 multi. O forse non era back to back, ma era same game, insieme a questa ancora. 4, 5. Minchia. Tanta roba. Questi sono i Linkin Park. Ok. Bella. Quelle sword tour sono sempre spettacolari. 5 multi o 6 multi? Tanta roba comunque. Peccato per lo split. Era 5-1 3 volte senza split. Mamma mia. Mio Dio. Cioè, questa è la closer. Dio caro. Ha fatto
quad split e poi ho fatto no scope tripla same life. Tantissima roba. E secondo me stavolta vincono a mani basse, ma proprio a mani basse i VE, ma proprio non c'è stata storia secondo me tra i due team stage. Tralasciamo che quello dei Sora ha avuto un edit abbastanza scandaloso. Per il team che sono, potevano comunque trovarsi un editor migliore, anche se devono farlo editare a uno dei loro team, se non sbaglio. Quindi penso che nel loro team ci sia qualcuno che sappia editare velocemente un team stage bello. Non dico Cristo, non dico Vash che sono italiani, perché loro fanno degli edit che sono lunghi da fare, ma un edit old school, veloce, penso che qualcuno dentro le Nesora ce la possa fare a farlo. E questo fa perdere un sacco di punti ai Soar. E poi vabbè, le clip, c'erano tante clip, tante triple, niente di che, tante multi normali da 4 che comunque sono filler, non sono niente di che. Invece i VE hanno cercato comunque di sostituire quelle clip, perché comunque sono abbastanza facili da fare, con altre clip che sono molto più belle. Hanno messo tanto DLC, tanto, un po' di DLC di MW3. Un po' di mappe che non si giocano molto su BO1, che comunque sono sempre belle da vedere. Un po' di Ghost, hanno cercato un po' di variation. Hanno messo anche BO3 con i DLC, quella clip mattissima con le tre multi, di cui una da 5 insane game, cioè tantissima roba, no? Va bene, dai, spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi di lasciare un like, un commento. Dovrei tornare domani e dopodomani con un altro video. Quindi state pronti a un altro video. E poi magari fine settimana, venerdì. Probabilmente porterò il video del bypass su BO2, cercando di fare i floater, e quindi preparatevi anche a quello perché è un progetto che è in arrivo. Io vi saluto, vi ringrazio, ci becchiamo al prossimo video. Bella!